Basilicata da record, siamo la prima regione in Italia ad aver azzerato decessi, contagi e ricoveri e il trend positivo continua anche sugli ultimi 397 tamponi processati, nessun caso di Covid-19. Finisce nel mirino degli operatori turistici l'ordinanza numero 26 del presidente della regione Bardi. L'obbligo di comunicazione per chi arriva in Basilicata, dicono, scoraggerà gli arrivi. Scatta l'obbligo di dimora per i 24 ultra del Rio Nero arrestati con l'accusa di aver teso un agguato ai tifosi del Melfi il 19 gennaio scorso all'altezza della stazione di Vaglio Scalo. Movida selvaggia a Potenza, il sindaco interviene con divieti su alcol e utilizzo di contenitori di vetro nel centro storico e nei parchi. E online il nuovo singolo del cantautore lucano Meraki, una visione un po' sbiadita della nostra nazione, a cui l'artista augura una ripartenza all'insegna della consapevolezza. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dai titoli, siamo la prima regione in Italia ad aver azzerato decessi, contagi e ricoveri. Il trend positivo continua. Anche sugli ultimi 397 tamponi processati, nessun caso di Covid-19. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Decimo giorno di fila senza contagi, ieri sono stati processati 397 tamponi, tutti negativi, confermato lo svuotamento dei reparti Covid lucani e intanto guarita una persona residente a Chiaromonte, 15 casi attuali con i cittadini coinvolti che restano in isolamento domiciliare. Ci sono poi altri due lucani censiti fuori regione e altri 4 pazienti provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia, tutti a casa. E intanto da oggi i volontari della Croce Rossa sono impegnati nella città di Potenza, la 2 giorni di prelievi, servirà a capire attraverso un'indagine nazionale se i potentini sono venuti a contatto o meno con il virus. Sono previsti 884 test, i cittadini sono stati dapprima selezionati dall'Istat, poi contattati telefonicamente dalla Croce Rossa. Lo screening è in corso nella palestra Rocco Mazzola di Via Roma, nei pressi di Piazza Zara, e si protrarrà fino alla giornata di domani, dalle 8.30 alle 18.30. Dall'ASP intanto fanno sapere che in Basilicata l'adesione è superiore a quella nazionale e che nella città di Potenza almeno l'80% degli interessati ha accolto l'invito a sottoporsi al test. Parliamo ora dell'ordinanza numero 26 del presidente della regione Vito Bardi, che finisce anche nel mirino degli operatori turistici. L'obbligo di comunicazione per chi arriva in Basilicata, dicono, scoraggerà gli arrivi e così il comparto rischia il collasso. Sentiamo tutti i dettagli da Mariolina Notar Giacomo. Un'ordinanza che genera confusione e che arreca danni al turismo. Confesercenti e Centro Studi Italia bacchettano il presidente della regione Basilicata Vito Bardi in merito al provvedimento che prevede l'obbligo di comunicazione in caso di arrivo sul territorio lucano, fatta eccezione per gli ingressi dovuti a motivi di lavoro e salute. A distanza di soli 3 giorni, afferma il presidente di Confesercenti Giorgio Lamorgese, il dispositivo prevede nuovamente la segnalazione di quanti nel frattempo hanno deciso di venire a trascorrere qualche giorno in Basilicata, con danno totale per le attività turistiche che a partire dal 3 giugno scorso si erano organizzate per ricevere clienti anche da fuori regione. A parere degli operatori l'impressione è che la regione affronti la problematica con sufficienza, ignorando le ricadute negative sul comparto produttivo locale. Piero Scutari, presidente del Centro Studi Turistici Italia, parla di un'ordinanza regionale in tralcio al turismo lucano. La crisi Covid ha procurato un danno ad oggi di circa 100 milioni di euro. Si sono persi 230.000 turisti per un totale di 485.000 presenze e oltre il 20% del movimento turistico annuale che si è vaporizzato. E in questo momento, con le frontiere chiuse, si può contare solo sul turismo di prossimità. L'ordinanza, rileva Scutari, è ambigua e dissidua dal venire in Basilicata.
gli albergatori, i ristoratori, gli agriturismi, gli operatori ricettivi si sono appena preparati per accogliere i loro ospiti in base alle norme di sicurezza in vigore, confidando nelle regioni limitrofe che storicamente sono il principale mercato di riferimento della Basilicata. Puglia, Campania, Lazio rappresentano il 47% delle presenze turistiche in regione. Nell'ordinanza, aggiunge, aiuta a tutelare la popolazione lucana da possibili contagi, in quanto impone a persone provenienti da fuori regione di contattare il proprio medico, che non conosce norme ed organizzazione della sanità lucana, non monitorizza il flusso dei contatti, né obbliga o offre gratuitamente il tampone. Ovvio che il pugliese che viene in Basilicata per un pranzo in montagna o per trascorrere un weekend preferirà rinunciare. Passiamo alla cronaca giudiziaria perché è stato disposto l'obbligo di dimora per i 24 ultra del Rio Nero arrestati con l'accusa di aver teso un agguato ai tifosi del Melfi il 19 gennaio scorso all'altezza della stazione di Vallo Scalo, agguato a seguito del quale perse la vita Fabio Tucciariello. Rimane invece ai domiciliari il trentenne melfitano Salvatore La Spagnoletta alla guida dell'appunto che investì il 39enne tifoso della Vultur Tucciariello. Stralciate nei suoi confronti le accuse di omicidio e lesioni. La prima udienza del processo si terrà il 10 giugno. I tifosi dovranno rispondere di tentate lesioni, danneggiamento, violenza privata e porto d'armi improprie. Rifiuti dopo lo stop della settimana scorsa, Tella riaccoglie Potenza il via libera al conferimento del 50% dei rifiuti dopo il versamento di 370.000 euro. I dettagli da Donato Carbonella. Da ieri il Comune di Potenza è tornato a conferire rifiuti solidi urbani raccolti dall'ACTA presso la piattaforma di Contrada Cafaro ad Atella, in maniera certamente ridotta rispetto ai quantitativi autorizzati in condizioni normali fino ad una settimana fa. Un segnale di riapertura da parte del Comune della Valle di Vitalba, nonostante i ritardi accumulati da un anno nei pagamenti. A causa dell'emergenza Covid, i costi di gestione erano diventati esorbitanti, a fronte della mancata entrata di quasi 1.200.000 euro. Ma l'amministrazione guarente, messa alle strette, ha reperito una somma corrispondente a 370.000 euro, versandola all'ente guidato dal sindaco Petruccelli. Proprio giovedì pomeriggio l'assessore Galella aveva attribuito l'indisponibilità in cassa alle difficoltà incontrate dai potentini nel corrispondere la somma relativa alla TARIC. Un gesto quindi di grande responsabilità e di rispetto istituzionale, quello compiuto dal Comune di Atella per evitare problemi alla comunità. Già nella settimana prossima dovrebbe essere programmato un incontro tra le parti per concordare le modalità da impiegare per saldare il debito e ripristinare il servizio di conferimento nella sua interezza. Furto con destrezza nel centro di Matera, la polizia denuncia un 21enne. Il giovane, dopo essersi impossessato della borsa di una donna che si trovava all'interno di un bar in via Ridola, ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi nei sassi. Gli agenti hanno ritrovato prima la borsa abbandonata durante la fuga e poi rintracciato il 21enne presso la propria abitazione, ancora con addosso gli indumenti che aveva al momento del furto. La borsa, contenente diversi effetti personali e prodotti tipici del posto appena acquistati, è stata restituita alla donna. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Cerchi una soluzione per la tua bolletta dell'acqua? Semplice, l'autolettura. Leggi i numeri sul tuo contatore e chiama il numero verde 899 22 92 o vai sul sito acquedottolucano.it nella sezione autolettura e pagherai solo quello che effettivamente hai consumato senza conguagli elevati. Acquedotto Lucano, con l'autolettura nessuna sorpresa in bolletta. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG. Due avvisi pubblici rivolti a giovani universitari e laureati sono stati approvati dalla Giunta regionale. Il primo, con una spesa di 750.000 euro, riguarda la concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'estero per gli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020. Il secondo, con una spesa
spesa di 1 milione di euro riguarda la concessione di contributi per la partecipazione a corsi di alta formazione in Italia e all'estero avviati dal 1 giugno 2019 al 28 febbraio 2020 che si siano conclusi con il conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Movida selvaggia a Potenza, il sindaco interviene con divieti su alcol e utilizzo di contenitori di vetro nel centro storico e nei parchi. Sentiamo Luigi Santopietro. L'inciviltà e il poco buonsenso portano sempre a decisioni drastiche, a maggior ragione in un momento storico così delicato. E così, dopo i ripetuti avvisi a un maggior senso civico, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha disposto il divieto di vendita di alcolici, di alimenti e bevande per asporto in contenitori di vetro nel centro storico e nei parchi cittadini. Il provvedimento, spiega il primo cittadino nell'ordinanza, si è reso necessario al venir meno di alcune delle misure restrittive emanate per il contenimento del contagio da Covid-19 e alla notevole presenza di giovani, soprattutto nel centro storico e nei parchi cittadini, che ha dato luogo ad alcune criticità, tra cui l'abuso di bevande alcoliche e l'utilizzo di contenitori di vetro per bevande e alimenti. L'ordinanza prevede inoltre in tutta l'area del centro storico il divieto di consumare bevande in vetro fuori dalle attività autorizzate, il divieto di portare al seguito bevande alcoliche per il consumo. In tutta la città, dall'una di notte e la notte del sabato dalle due in poi, è disposto il divieto di somministrazione di alcol. Nei parchi cittadini inoltre è vietata l'introduzione di bevande alcoliche e il consumo di alcol tranne che nelle aree commerciali autorizzate alla somministrazione. Il mancato rispetto delle prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma tra i 25 e i 500 euro. E online il nuovo singolo del cantautore Lucano Merachi, una visione un po' sbiadita della nostra nazione a cui l'artista augura una ripartenza all'insegna della consapevolezza. Il servizio è di Mara Risola. Il paese della bugia, la verità e la malattia. A distanza di 3 mesi esatti dalla pubblicazione di Lasciami, il cantautore materano Merachi, fresco di un nuovo contratto siglato con Believe Italia, torna con un nuovo singolo, O Italia Mia, disponibile in digital download e sulle migliori piattaforme streaming. Sarà infatti la nota etichetta discografica guidata da Luca Stante a produrre e promuovere i nuovi progetti inediti del cantautore di Matera. Resta in piedi e afferra la bandiera. Non morire. Questa sera. La canzone è la fotografia un po' sbiadita di una nazione ormai da tempo abbandonata, alle grinfie delle contraddizioni e delle ipocrisie. La speranza che emerge dall'ascolto del brano è quella di poter afferrare nuovamente con orgoglio il vessillo della bandiera tricolore, con l'auspicio che possa ritornare presto a sventolare con fierezza nel cielo in rappresentanza di un popolo nuovamente unito e consapevole, soprattutto dopo la difficile emergenza sanitaria legata al Covid. Resta in piedi, afferra la bandiera. Impianti sportivi a Matera pronti, i piani anticontagio da oggi al via con le attività del circolo tennis e lunedì riapre il campo scuola di atletica leggera. Entro la prossima settimana, fa sapere l'assessore allo sport del comune di Matera Giuseppe Tragni, l'amministrazione conta di garantire la riapertura graduale di tutte le strutture nella massima sicurezza e nel rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.